Cari amici di Virgo.tv, stamattina ho letto un post molto interessante sul blog di Dastan666, un vecchio youtuber, ma celebrità emergente del web. Un discorso molto intenso che vorrei essere un augurio per tutti coloro che iniziano questa avventurosa esperienza di youtuber. Un caro saluto dal vostro Virgo e buona visione. Internet, un campo di battaglia. Là fuori tutti ti offendono. Ci sono persone che passano la vita ad insultare e a trollare. Tu sei lì solo con il tuo canale, con i tuoi video, con la tua fanpage, con il tuo Twitter. Sei lì che cerchi un briciolo di stima. Annaspi per avere la tua fetta di considerazione in mezzo al mare di astri nascenti. Sempre più sfigati e trash che mai. Sei lì dato in pasto alle bestie. Homo homini lupus. È vero, sono tutti lì per sbranarti. In questo universo che è il web, tutti i voyeur carnivori che osservano morbosamente i tuoi video, le tue foto, leggono ciò che scrivi e sono pronti a sbranarti, a farti a polpette. Non è un ambiente per chi non ha le palle di sopportarlo. No, è come quando i bambini spartani venivano buttati fuori città per combattere con le bestie. Solo i più forti riescono a sopravvivere. Molti però non sono bambini. Molti non sono abituati a tutta questa durezza. Molti cedono. Per molti la routine è questa. Caricano un video. Arriva il troll che li offende. Si deprimono e chiudono il canale. Soprattutto le ragazze sono le prime a cui cedono i nervi. Non è facile stare lì, fregarsene, sfruttare i propri ostacoli per arrivare ai propri scopi, cominciare un bel litigio per fare ascolti. È dura, a volte colpiscono duro. Arrivi a sera che ne hai incassate tante, specialmente ai primi tempi. Non è facile resistere a questa improvvisa ondata di gente che ti augura tumori e che critica in modo maligno. Ma se ce la fai, se hai la forza di resistere agli inizi, se riesci a resistere quando la gente arriva a picchi di insulti e derisioni, allora diventi più forte. Allora non te ne frega più niente di quello che arriva e ti dice che sei una merda. Tanto hai già visto di peggio. Tanto hai già resistito a peggio quando non eri preparato. Tanto non te ne frega più un cazzo. Il primo passo per diventare famosi è questo. Riuscire ad avere le palle di tenere duro agli insulti. Ne ho vista di gente che è crollata, ma ho visto anche tante persone, ragazzi e ragazze, che a modo loro, anche stupendomi, sono riusciti a gestire la cosa in modo ottimo e sfruttandola a loro vantaggio. Non è il caso che io faccia nomi, ma se sapete di rientrare in questa categoria, sappiate che vi ammiro. Vi ammiro perché è così che si fa. Quando avrete imparato a non dar peso agli insulti, sapete anche di non dare troppa importanza alle adulazioni. Avrete raggiunto uno stato di coscienza e di consapevolezza superiori, avrete la strada spianata per diventare celebrità e, cosa più importante, sarete riusciti a diventare persone migliori. Vi ammiro veramente. Se vi specchiate in questa descrizione, gestire la celebrità non è cosa facile. Meglio avere poca celebrità e saperla gestire bene, piuttosto che avere tanta celebrità e non essere capaci di gestirla. Anche in questo caso potrei citare tanti esempi, ma sono talmente noti che non ce ne bisogna. Quindi lasciatemi dire questo.
in alto i calici per voi. Se questa è follia, se questa è Sparta, voi che siete riusciti ad affrontare la prova iniziale, la prova più dura, siete gli alleati che vorrei avere vicini in una guerra e gli avversari che preferirei non avere. I migliori auguri a tutti voi. Per quando la sfida sarà difficile, allora dovrete essere dei Leonida, dei Kratos. Dovreste essere orgogliosi e fieri e lottare e sudare sangue. Onore a voi tutte, celebritonsole del web, che riuscite a resistere a quest'epoca nera, dove emergere difficile e chi è spiantato è sempre più spiantato. We're not cool. We are free and we are running with blood on our knees. Eroi. Bilu, bilu.